questo doppuraggio piacevole e geniale quasi quanto l'invenzione dell'amore. Io ci terrei a chiedere soprattutto una cosa. Io avrei presentato Matteo si arrabbierà, ma pazienza, come un esperto di patrimonio immateriale del nostro territorio, ma lui assolutamente non ha voluto e mi ha minacciato affinché non dicessi questa cosa. Però è così, anche se adesso dice che non è vero. Lui dice che non è vero, che così invece la sua storia lo dimostra anche questo docuradio, che nasce da un miracolo del territorio, un prodotto che ha saputo, credo, intercettare una capacità evocativa che un oggetto d'acciaio ha e d'alluminio ha. Volevo proprio chiedere, secondo te, in quanto esperto di materiali, come mai un oggetto riesce a essere, davvero capace di esprimere significati che evocano tantissime cose del quotidiano? Per esempio, faccio un esempio, quanti prodotti sono ispirati alla moka? Questa seduta è ispirata al caffè dell'architetto Carlo Leonardo Rosa, che è qua con noi. Questo, l'interesse di appassionati, il coinvolgimento che hanno i collezionisti, chi ha scritto questo libro, questa antologia che andremo a presentare poi alle 11:30 sulla Zattera. Così proprio l'interesse non solo di appassionati ma anche di persone come me che non possono fare a meno alle 10:30 di andare al bar a bere il caffè per interrompere la giornata, ma il caffè del bar fantastico, il caffè della moka è tutta un'altra cosa. Come mai questa capacità? Innanzitutto due cose, non sono assolutamente un esperto, quindi mi tolgo queste vesti, e sul fatto che la moka sia diventato un simbolo di design, un simbolo di ritualità, un simbolo domestico, familiare, eccetera, la girerei a voi. Mi limito a dire che da quando è stata inventata la moka nel 1933 e poi soprattutto in pieno boom economico, la moka ha cambiato il modo di fare il caffè, ma perché cambiavano i tempi? Se prima il caffè veniva fatto con la napoletana, quindi a caduta, e i tempi di realizzazione e di attesa per bere il caffè erano molto più lunghi, con l'arrivo della moka si è cambiato proprio il concetto di velocità, no? Ma perché? Perché in pieno boom economico la velocità quotidiana è cambiata. Bisognava fare, costruire, produrre, e proprio in questo periodo storico sta avvenendo, secondo me, e questa è una domanda che vi giro, cioè vorrei sapere se siete d'accordo o meno, e in questo momento sta avvenendo un'altra trasformazione, cioè con l'arrivo delle cialde questa velocità di farsi il caffè è aumentata, perché probabilmente sono aumentati i tempi nostri quotidiani del fare e fare bene e veloce. Inoltre, con l'arrivo delle cialde, tutta la ritualità è andata a farsi benedire, come si dice. Anche perché questo è un oggetto, la moka, costituito da tre pezzi, che per essere utilizzato deve essere costruito, cosa che non avviene con altri oggetti del casalingo, perché altri oggetti sono pronti per l'uso, penso il vassoio, le posate, le pentole, sono pronti, mentre la moka ha un doppio aspetto rituale, della costruzione per e poi l'utilizzo per. Sulla velocità. Ma spendiamo insieme. Sì. Possiamo dare due pareri? Perché non siamo quasi mai d'accordo su nulla. Bene, bene. Daremo due versioni completamente diverse del perché la moka ha avuto questo successo. Io direi, anche io per scaricarmi da ogni responsabilità, per una risposta degna di attenzione servirebbe probabilmente qualcun esperto di antropologia culturale, un sociologo, uno psicologo, forse uno psichiatra. E ecco, qualcuno che entri dentro alle manie domestiche, all'utilizzo degli oggetti, al feticismo degli oggetti.
prima mi diceva Enrico, che ha girato molto più mondo di me, in ogni parte del mondo si trova una moca Bialetti o simili, diciamo così. Perché? Perché io personalmente nella mia collezione ho due moca anni 50, tutte e due rinvenute negli Stati Uniti. Perché? Perché ogni persona che intraprendeva quel viaggio in quegli anni, nel dopoguerra, pochissime cose ha fatto il bagaglio di un migrante, però la moca c'era, è incredibile, no? Insomma. E poi la grande rivoluzione è stata anche quella, non è esattamente che prima della moca tutta Italia nelle proprie cucine faceva il caffè con la napoletana. La napoletana è per definizione più uno strumento dal centro-sud, anche in Toscana, come si noterà dal mio accento, non era un utensile molto usato. Ecco. E la moca ha sostituito in molte famiglie non la napoletana o altri apparati simili, ma ha sostituito semplicemente un bricco, un pentolo dove veniva messo caffè, acqua, nel dopoguerra anche molto surrogato, eccetera, ma questa è un'altra cosa, aspettare la decantazione e prenderlo. Ecco, quindi forse è stato veramente il primo apparato, il primo apparecchio per fare il caffè in casa. E a prescindere poi dalle cialde, dalle capsule, dalle macchine espresso che sempre più assomigliano a quelle a uso professionale per fare anche per la casa, molti, il sottoscritto ma anche altri, tendono a dividere, a separare il caffè espresso, lo vediamo al bar, fatto con apparecchiature, Enrico magari saprà dire anche meglio, che hanno caratteristiche difficilmente riproducibili in ambito domestico, per pressione, soprattutto di energia, dimensioni, potenza, eccetera. Quindi dividere il caffè che uno consuma fuori al bar dal caffè domestico, quello preparato con le proprie mani, sia con la moca o con altri apparati, dove c'è, ognuna naturalmente in ogni famiglia c'è la propria ricetta per preparare e caricare la moca nel migliore dei modi. Ho visto famiglie napoletane e area intorno a Napoli che caricano la moca mettendo a dura prova la valvola per ottenere dalla moca pressioni prossime alle 9 atmosfere che però, dopo averlo costipato, premuto, viene fatta anche una cupola, una montagna sopra, di modo che poi avvitando gli apparati si crea una compressione maggiore. Spesso il ruolo che ha il capofamiglia, no? Io ho assistito a che il caffè quando esce fuori, più che il borbottio, si sente finalmente nella cucuma. Ecco, quello che fa i tre forellini, quello che prima lo fa facendo una giravolta, scaramanzie, cose, per ottenere il migliore estratto da un apparato, invece andrebbe usato. E questo appunto, forse un antropologo spiegherebbe meglio, di noi siamo semplici collezionisti che così, oltre 20 anni di raccolte, di studi, eccetera, molto poi riconduce alla moca. È stata una moca, Bialetti, 22 anni fa, a farmi iniziare questa insana collezione. Ora i colleghi collezionisti qua sanno di cosa si parla, perché poi diventa quasi uno stile di vita il collezionare. E quindi grazie alla moca, con cui continuo ancora in casa a prepararmi il caffè in modo magari non eccellente, perché non è detto che un esperto di macchina da caffè sia anche un esperto di caffè o sappia fare bene il caffè, ci mancherebbe. Però ecco,
Comunque ha ragione, era proprio una domanda da psicologo sociale, quale sono, per cui ha interpretato al meglio la risposta. C'era qualcosa di strano. Infatti mi interessa tantissimo anche... Scusate, forse mi sono dilungato anche troppo. No, voglio presentare però doverosamente Mauro Carli, collezionista, si è già dichiarato toscano, preciso livornese, anzi di Cecina. Sì, perché probabilmente non si nota da... Sì, dalla Cecina. Da molto simile al vostro. Riuscivo nell'audio a capire forse meglio il tedesco del vostro, ma è solo questione di... Invece Enrico Maltoni è uno, forse il più grande collezionista d'Italia, di macchine per caffè espresso da bar. Perfetto. Le leggende narrano che alcune aziende hanno dovuto fare riferimento a lei per avere dei pezzi interessanti. Sì, è successo, beh, la mia storia è un po', direi, molto quasi lunga come la storia della Pianetti. Anche se sei molto più giovane. Sono giovane, ma mi sono talmente appassionato alla storia della macchina del caffè che ho iniziato a collezionarli quando avevo 18 anni, quindi tantissimi anni fa. E da quel giorno ho iniziato a fare una ricerca maniacale di tutto quello che è stato prodotto nel comparto del settore bar. Quindi non parlo di caffettiere, ma di macchine grandi, di grandi dimensioni. Che dovete sapere che la macchina del caffè espresso l'abbiamo inventata noi italiani. Quindi è stato per me un motivo in più per iniziare questa collezione e soprattutto iniziarla con grande passione, perché mi sono trovato davanti a un mondo inesplorato. Cioè, cosa è successo in Italia? Ci sono tanti costruttori, però nessuno mai aveva collezionato, raccolto documenti e soprattutto catalogato tutto quello che è stato prodotto. Quindi quando ho iniziato a acquistare le prime macchine per il caffè, per puro amore, perché mi sono trovato in un mercatino dell'antiquariato, e da lì sono rimasto folgorato da questa macchina del caffè, ho detto, caspita, bella la macchina del caffè, iniziamo a collezionarla. Poi in realtà io già mi ricordo da bimbo, da piccolino, preparavo il caffè a casa con la moca, mia madre, e la mattina me lo lasciava fare a me perché non ero talmente appassionato. Mi ricordo che le prime volte usavo lo stuzzicadente perché avevo sentito, ho visto da mia nonna che c'era questa tecnica di dare più spazio, poi in realtà dopo degli anni ho scoperto che non era una tecnica consolidata, però mi ricordo da piccolo che preparavo il caffè alla mattina presto, quando mi svegliavo alle 6:30, 7, prima, io sono romagnolo, si sentirà sì, dalla mia sì. Ma è toscano, io sono romagnolo. Precisamente di Rimini. Sì. Quindi diciamo che il caffè mi ha sempre affascinato, quindi fin da piccolo con la moca, poi è arrivata questa macchina del bar e dopo da lì ho iniziato a fare delle mostre, che fra l'altro per me è un grande onore ritornare qua. Io sono stato qui al Forum Domenia nel 2002 con la mia collezione, ho fatto una mostra che si intitolava Espresso Made in Italy, dove ho esposto la mia collezione e fu una mostra tutta tematica dedicata alla storia dell'espresso. Quindi adesso per non farla lunga cerco di accorciare in breve la mia storia. Così per raccontarvi questa mia passione che mi riporta qui insieme a Mauro e condividere insieme questa storia bellissima della moca che io amo con un ricordo sempre piacevole. Succede che io inizio a fare queste mostre, le mostre diventano sempre più richieste, ho iniziato a girare il mondo con questa tematica, cioè tutelare la storia del Made in Italy della macchina del caffè espresso. Come è nata, come si è sviluppata e soprattutto raccontando un po' tutte le varie tappe, perché la cosa affascinante che io la ritengo molto simile alla storia anche delle caffettiere, che queste caffettiere poi hanno avuto anche una grande evoluzione dal punto di vista del design, dell'innovazione dei materiali, e direi che qui oggi abbiamo la più grande espressione proprio di produzione, perché la valle, si posso dire Valle di Omegna o c'è un termine che posso... Possiamo dire Omegna, il Cusio. Rappresenta sicuramente come Big Pisani. Aia, abbiamo toccato un tasto. No, se dici Valle discrimini quelli di Comegna. Esatto. Va bene, diciamo che Omegna rappresenta sicuramente un punto importante nella storia. Noi nel nostro libro che abbiamo scritto insieme a Mauro abbiamo dedicato molte pagine. Ci sono centinaia di immagini di caffettiere che provengono da qui. Quindi per noi c'è un inserto sulla Vialetti. Abbiamo anche un inserto, un capitolo dedicato alla storia della Vialetti. Quindi per noi è bellissimo oggi, siamo felicissimi. Siamo felicissimi, noi ha ragione la signora, la passione di queste tre persone meritano almeno un applauso. Succede che queste mostre cominciano a uscire dall'Italia, dall'Europa, dal mondo, ho girato tutto il mondo, ho fatto 44 mostre, sono stato in 14 stati proprio per raccontare questa storia. E vi assicuro che in ogni viaggio che ho fatto ho sempre incontrato una moca,
E nonostante io sia un collezionista di macchine da fare, è arrivata sempre la signora, ma io a casa una moca, e in tutte le lingue l'ho sentito. Quindi direi che la moca sicuramente ha raggiunto ogni parte del mondo, quindi direi che questa è una cosa che sicuramente ci fa onore, sia come prodotto di Made in Italy, ma anche come storia che parte da qua. Poi cosa succede? Che tutto questo era per me importante, riuscire a concretizzare il mio museo, e grazie a un importante gruppo leader nel mondo che è a Milano, il gruppo Cimbali, ho realizzato il MUMAC, che è il museo della macchina per caffè espresso, che invito tutti a visitare. Si trova a Binasco, è aperto al pubblico, abbiamo una programmazione di orari su appuntamento, oppure il primo sabato del mese è aperto, e quindi ho realizzato, diciamo così, il mio sogno che avevo nel cassetto di realizzare un museo che è un museo molto ampio, perché è un museo di 2000 metri quadrati, proprio dedicato a tutta la storia e cultura della macchina espresso. Per chiudere, cosa succede? Che conosco Mauro tanti anni fa, e insieme abbiamo iniziato un progetto che era quello, sempre con una missione di cercare di, abbiamo cercato di fare il possibile, di costruire un progetto di catalogazione di tutte le caffettiere prodotte in Italia, ma anche nel mondo, perché siamo usciti, abbiamo voluto, con questo diciamo, libro, che poi dopo andremo a raccontare, quindi non è un svelo in retroscena di questo progetto. Abbiamo, diciamo come va a finire. Esatto. E abbiamo fatto questo libro che ci ha portato in viaggio per tutto il mondo, perché siamo stati in tutto il mondo, abbiamo classificato migliaia di caffettiere, abbiamo fatto 7000 scatti, quindi è stato un lungo viaggio, l'abbiamo seguito personalmente insieme al fotografo, e quindi direi che la passione delle macchine del caffè mi ha portato alle caffettiere che prima, devo dire, non collezionavo, ma che adesso comincio a guardare sempre con più passione. Però diciamo che la mia vita ruota tutto attorno al mondo del caffè. E la cosa bella è che ritorno qui dopo 10 anni, quindi per me è molto bello. Che bello, è quasi un cerchio che si chiude ma continuerà, è una spirale. Grazie. Io vorrei aggiungere un pezzo all'intervento, all'ultimo intervento. Tempo fa, anni fa, mi trovavo nella Terra del Fuoco, precisamente di fronte al Perito Moreno. Quindi dopo non c'è assolutamente più niente, anzi se si pensa che la terra sia piatta si cade. E di fronte al Perito Moreno, 8 del mattino, un freddo tipo 2 gradi, 3 gradi, mi volto e vedo una coppia non italiana, non ho capito bene di che nazionalità fosse questa coppia, che di fronte al Perito Moreno, mentre i pezzi di ghiaccio si staccavano e cadevano nel mare, hanno tirato fuori un fornelletto che con una mocca hanno fatto. Quindi, e questo era per aggiungere un aneddoto a proposito della moca, che con una macchina a cialde sarebbe stato molto più comune. esatto. Okay. E sempre tempo fa, ma in realtà alcune settimane fa, ho riascoltato una trasmissione su Radio 3, Rai Italiana, una trasmissione dello scrittore Marco Bertoliti, che parlava dell'invenzione della moca, eccetera eccetera. E nel suo commento diceva che secondo lui una caratteristica della moca dal punto di vista antropologico e forse anche psicologico, non lo so, la caffettiera è un sostantivo femminile, ma secondo lui è un oggetto maschile. Io non so, non ho ancora deciso. Non sono d'accordo. Esatto. Io non voglio intervenire. Io taccio, perché lui diceva la caffettiera, cioè dal punto di vista freudiano, c'è cioè questo filtro. No, non è il filtro, no, la canalina che sale. Cioè, quindi è un si produce il caffè per risalita, eccetera, eccetera. Ecco, io non ho ancora un'opinione se è maschile o femminile. Secondo voi? All'inizio, quando dicevo per queste cose, una domanda si arriva a un psicologo, forse a uno psichiatra, mi riferivo proprio a questo, perché poi se ne può andare a parlare sotto vari aspetti. Io naturalmente, visto che questo... Scusa, perché Matteo ha scatenato un po' una discussione, ma è bello così, perché è veramente come essere al bar, qua davanti a un caffè che potete prendere là in fondo, per cui... chiacchieriamo pure, loro niente, parlano tra di loro. Mi
ha passato il microfono, devo dire qualcosa, ma semplicemente, visto che l'argomento l'ha sollevato lui, se lo finisca lui. Il collega Maltoni, che da Romagnolo avrà qualcosa forse di diverso. Non so perché, io ho sempre pensato questo, che la moca, io la vedo... come linea, come forma, come stile, sì, però credo che sia più anche una questione, anche un gesto, cioè la mattina, l'uomo che prepara il caffè alla signora, cioè non so, la vedo così, come... Cioè, perché io da piccolo, mi ricordo da piccolo ho sempre preparato io il caffè a casa, non so perché, ma lo continuo a fare, preparo io il caffè per la mia moglie, quindi non so, io la vedo un oggetto più maschile, anche per una questione di... È un gesto di galanteria. Sì. Sì, io non so cosa pensa il pubblico, sarebbe bello sapere. Sì, voi cosa ne pensate? Cosa? Androgeno. Non so, l'assessore alla cultura forse ha un'opinione, è un senso. Va bene. E gli assessori stanno sempre. Gli assessori sono dei politici, sono diplomatici.